Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata davvero ricca. Diciamo che ci saranno due parti, due grossi motivi di discussione, di dibattito per così dire, anzi la prima è un'intervista che abbiamo realizzato proprio dinanzi al Ponte Girevole con l'avvocato Nicola Russo, presidente di Taranto Futura, per presentare appunto l'iniziativa del referendum della Magna Grecia per far sì che Taranto si stacchi dalla Puglia e aderisca alla Basilicata, diventi dopo Potenza e Matera la terza provincia lucana. L'avvocato Russo esporrà le sue ragioni e poi a seguire il dibattito tra le forze politiche. Sono state consegnate lunedì sera le liste e quindi incominceremo così ad aprire le danze. Abbiamo due candidati, altre due invece rappresentanti di partito, ma lo scopriremo, come dire, non vivendo, anzi vivendo, ma guardando la TV, guardando il nostro programma. Intanto l'intervista all'avvocato Nico Russo per questa battaglia per far sì che Taranto aderisca alla Basilicata. Taranto risulta, a detta di Russo, fin troppo schiaffeggiata dalla Puglia e quindi a questo punto, dice Russo, andiamo con chi potrebbe trattarci meglio, potrebbe darci possibilità di sviluppo, in primis l'aeroporto, il porto e quant'altro. L'avvocato Nicola Russo. Una puntata particolare, diversa dalle altre, una puntata che si comporrà di vari momenti per trattare diversi argomenti. Beh, le esigenze, le istanze del territorio sono tante, Taranto è purtroppo una pentola a pressione, allora analizzeremo vari settori, vari spaccati, a cominciare dal referendum della Magna Grecia promossa da Taranto Futura e con il suo massimo rappresentante, l'avvocato Nicola Russo, un referendum, già un referendum appunto che mira a far sì che Taranto si stacchi dalla Puglia e diventi la terza provincia della Basilicata. Già la provincia di Taranto ha autorizzato la raccolta delle firme per questo referendum. E allora, avvocato Russo, una decisione che non è frutto, non è una provocazione, ma è un atto figlio di una convinzione che Taranto in Puglia viene schiaffeggiata e allora è giusto che Taranto possa essere valorizzata, è giusto che il popolo tarantino possa esprimersi laddove ci sarebbero maggiori e migliori opportunità. E devo dire che la regione Puglia è una grande invenzione politica e territoriale di Bari e di Lecce, senza nulla togliere ai cittadini di Bari e di Lecce, perché sono delle persone molto amichevoli e simpatiche. Ma purtroppo quando Taranto entrò in Puglia nel Novecento, già Bari e Lecce si erano spartiti il territorio, con tutte le conseguenze del caso. Oggi quindi noi assistiamo a una legge regionale per quanto riguarda l'elezione del Consiglio regionale che vede Taranto penalizzata, perché Bari e Lecce si sono spartiti questo territorio e quindi con la conseguenza che noi abbiamo pochissimi rappresentanti come consiglieri regionali presso la Regione Puglia. Ma l'iniziativa di questo referendum è soprattutto storica, archeologica e culturale. Ripeto, Taranto è entrata in Puglia nel Novecento, ma noi, le nostre origini sono magno-greche. Taranto era la capitale della Magna Grecia. Tenete presente che Gallipoli era una colonia della Magna Grecia, la stessa Mattinata, Gravina di Puglia, Foggia e così via dicendo. Magna Grecia che si estendeva da Taranto, anche dal Salento, per passare dalla Basilicata, dalla Calabria in Sicilia e per arrivare addirittura sino a Napoli.
Taranto era la capitale della Lega Italica, quindi della Magna Grigia. E quindi, in poche parole, oggi noi siamo passati da padroni di barca a barca in affitto. Come si suol dire. Ecco, al di là di questi riferimenti storici, e la storia non si può negare, c'è però una situazione, anzi plurime situazioni di maltrattamenti, tra virgolette, che il territorio ionico ha subito. Penso, per esempio, una su tutte, la vicenda dell'aeroporto. Penso alla questione sanitaria, il pronto soccorso di Taranto del Santissima Annunziata che scoppia, considerando per esempio il rapporto abitanti e strutture sanitarie, Taranto è largamente penalizzata rispetto ad altre province pugliesi. Ecco, questo ruolo di Taranto Cenerentola induce anche a chiedere appunto l'annessione alla Basilicata. Infatti noi oggi abbiamo un porto fermo, un aeroporto chiuso ai voli passeggeri, la Basilicata non ha un porto e non ha un aeroporto. Tenete presente che l'estate nel Metapontino si riversano 2 milioni di turisti, quindi è più facile per loro andare all'aeroporto di Grottaglie attraverso la strada statale 106 in 40 minuti e non andare dal Metapontino all'aeroporto di Bari, perché si impiegano più di 2 ore. Quindi noi abbiamo delle potenzialità come il porto oggi fermo e l'aeroporto inesistente di Grottaglie che possono benissimo essere utili per lo sviluppo della Basilicata, perché ripeto, la Basilicata non ha un porto e non ha un aeroporto. Quindi si tratterebbe di cambiare di 360 gradi l'economia tarantina, ma la stessa economia della Basilicata. Ecco, avvocato Russo, a chi giudica questa idea una provocazione e basta? Cosa replica? No, non è una provocazione. La forza che ci spinge a fare questo referendum, ripeto, è culturale, storica e archeologica. Noi abbiamo dei beni inestimabili da valorizzare come beni della Magna Grecia insieme alla Lucania e allora noi intendiamo sfruttare questa situazione, ma approfittando di questa forza culturale per far valere gli interessi economici. Con i Lucani sono nostri fratelli e quindi hanno la stessa nostra storia, ma devo dire di più, l'interesse è quello di creare uno sviluppo proprio in questo corridoio ionico lucano-calabrese dell'Alta Calabria, perché ci sono tutte le potenzialità per fare della Lucania la grande regione che si affaccia nel Mediterraneo. Il futuro è il Mediterraneo dal punto di vista economico e commerciale, e Taranto e la Basilicata possono essere i principali artefici. Ecco, avvocato Russo, i matrimoni si fanno in due. Noi vogliamo sposare la Basilicata, ma la Basilicata vuole sposare noi? In effetti noi abbiamo avuto l'incontro, stiamo avendo già degli incontri con i Lucani che sarebbero contentissimi di avere Taranto. Tenete presente che con l'ingresso della provincia di Taranto nella Basilicata, Taranto diventerebbe città metropolitana. Potenza e Matera non hanno i requisiti per diventare città metropolitana. Quindi Taranto potrebbe diventare capoluogo in buona sostanza. No, ma non è un problema del capoluogo, cioè è il problema della città metropolitana. Anche in Calabria c'è Reggio città metropolitana, però non mi sembra che sia il capoluogo della Calabria. Il problema non esiste, perché mi hanno chiamato anche da Matera ieri e hanno detto sì, ma il capoluogo. Ma non è questo il problema, perché Potenza potrebbe rimanere capoluogo luogo e Taranto diventerebbe città metropolitana. Una cosa non esclude l'altra. Esatto, con tutti i benefici economici e finanziari del caso. Ecco, le resistenze che si sono verificate in Puglia da parte della classe politica. Molte volte più di qualcuno non vuole mollare l'osso. Ma noi ci rivolgiamo ai cittadini, qui si tratta di chance di vita con questa soluzione strategica, con il passaggio della provincia di Taranto nella Basilicata. Non ci rivolgiamo ai politici, ci rivolgiamo alle famiglie tarantine della provincia
di Taranto, affinché ci sia un cambiamento, ripeto, di 360 gradi. Noi abbiamo sul piatto questa soluzione strategica dal punto di vista politico ed economico. Io non faccio politica, io sono semplice. Certo, certo. E quella del passaggio dalla provincia di Taranto in Basilicata, ma solo per interessi economici e finanziari, culturali e turistici. Ecco, vediamo un po' l'iter, come funzionerà. Voi già avete ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente provincia per la raccolta delle firme. Quante firme occorrono? E poi questo è un referendum consultivo, mi pare. Sì, è un referendum consultivo, ma al tempo stesso anche propositivo. E le firme da raccogliere nella provincia di Taranto devono essere 15.000, ma questo non è un problema. Partiremo da Ginosa, verosimilmente verso il 10 febbraio, per poi risalire la china nelle varie comuni di Taranto. Però io desidero aggiungere che al Consiglio regionale in Basilicata Taranto avrebbe il 50% dei consiglieri regionali, non 3 o 4 rapporti. In base al territorio, no? Alle dimensioni territoriali. Alle dimensioni demografiche. Quindi non come adesso che in Puglia abbiamo 3 o 4 rappresentanti, noi avremo il 50% di consiglieri regionali tarantini. Ecco, chi volesse appoggiare questa giusta battaglia per il territorio, a chi potrà rivolgersi? Ci saranno sicuramente, verranno divulgati ovviamente dei punti di raccolta firme, no? Per far sì che chi appunto ha questo desiderio, condivide questa scelta, possa dare il proprio apporto. Ecco, ci sarà certamente una campagna divulgativa. Per il momento, come avvicinarsi a Taranto Futura per poter sostenere il referendum? No, noi siamo un semplice comitato di cittadini, ci possono trovare su Facebook oppure come Taranto Futura. Come Taranto Futura. E ora ci stiamo organizzando perché stiamo raccogliendo tutte le adesioni, ci hanno chiamate da Martina, da Crispiano, da Massafra, da Faggiano, insomma i vari paesi, per non parlare Ginosa che già è attiva, i vari comuni della provincia. Quindi ora ci stiamo organizzando, stiamo creando i gruppi di lavoro e il 10 febbraio partirà la raccolta delle firme e probabilmente da Ginosa. E allora, Avvocato Russo, questa è una battaglia di civiltà, una battaglia di valorizzazione del territorio. Da tarantino, da operatore dell'informazione, da questo diciamo osservatorio privilegiato che è il ruolo appunto dei mass media, io noto come questo territorio viene schiaffeggiato, e allora è tutto il nostro supporto mediatico e la condivisione appunto per questa iniziativa che mira appunto a affrancare Taranto, a liberare Taranto da una schiavitù secolare. Certamente sì, questa è una battaglia di sopravvivenza sia per noi tarantini che per la Basilicata, che due realtà territoriali che certamente non vivono nella ricchezza, anche se bisogna dire ultimamente la Basilicata sta diventando importante perché c'è il petrolio in Basilicata. Però ripeto, la soluzione è strategica dal punto di vista economico, turistico, culturale e commerciale. Abbiamo un porto fermo, un aeroporto chiuso ai voli passeggeri. Due realtà, importanti realtà dal punto di vista economico e commerciale che sono vitali per la Basilicata. Ripeto, la Basilicata non ha un porto e non ha un aeroporto. Quindi con l'aeroporto e il porto di Taranto la Basilicata si affaccerebbe nel Mediterraneo. Noi stiamo avendo degli incontri di studio in Basilicata col professor Fierro, per allargare anche al Cilento, che è il paradiso perché il futuro è il Mediterraneo. Allora, con la Lucania insieme a Taranto
il meridione secondo noi sarebbe rappresentato da Taranto, che tornerebbe ai grandi arbori come era una volta, come capitale della Magna Grecia. Avvocato Russo, stavamo per congedarci, quindi la mia dichiarazione di amore tra virgolette per questo referendum, però volevo sviluppare così in questi residui minuti alcuni aspetti. Come l'hanno presa il sindaco di Taranto e il presidente della regione? Vi siete sentiti? Non pervenuto. Il sindaco? No, anche il presidente della regione. Noi riteniamo che sia un'occasione doverosa. Ripeto. Ma dico, lei penserà di contattarli? Noi non ci rivolgiamo alla classe politica, noi ci rivolgiamo, come ho detto, ai cittadini, alle famiglie che non possono vivere. Ripeto, questo referendum potrebbe aprire, dico potrebbe perché sono i cittadini che decidono le loro sorti, e devo dire questa è la seconda chiamata, perché la prima chiamata è stata con il referendum sull'Ilva. Referendum ampiamente boicottato. Ampiamente boicottato, ma nonostante tutto sono venuti a votare 34.000 persone. Il referendum riguardava la tutela della salute, però attenzione ora cittadini, ora si tratta di cambiare l'economia tarantina che può comportare dei riflessi positivissimi dal punto di vista turistico, culturale, economico e commerciale. Ecco, dal punto di vista burocratico amministrativo, il referendum, ipotizziamo che in un paio di mesi massimo si raccolgono le firme, i passaggi successivi quali saranno? Noi presenteremo le firme alla provincia di Taranto, la quale trasmetterà queste firme in Cassazione, e la Cassazione aprirà le danze, diciamo, quindi indirà il referendum. Ecco, no, dicevo, una volta, nell'ipotesi in cui si raggiunga la maggioranza, nel momento in cui si fa il referendum e dal referendum esce la volontà dei cittadini di staccarsi dalla Puglia e di aderire alla Basilicata, i passi successivi? Allora, poi i passi successivi si dovrà andare a votare questa volta sia a Taranto, nella provincia di Taranto, che in Basilicata, e i consigli regionali dovranno esprimere il loro parere. L'iter è abbastanza lungo, ma noi non ci arrendiamo, noi siamo fiduciosi nei cittadini, perché devono sapere che è un'occasione unica, è una chance di vita alternativa. Proviamoci a cambiare le sorti della città. Per concludere, io dico che questo referendum rientra nel famoso principio giuridico e storico della autodeterminazione dei popoli. Il popolo si deve autodeterminare. Se dal referendum uscirà la volontà di staccarsi dalla Puglia e aderire alla Basilicata, e beh, questa è la volontà popolare, che è sacrosanta. Ma l'ha detto lei, noi siamo stati presi ad oggi a schiaffi in faccia, quindi si tratta di ricreare l'identità tarantina, e siccome Taranto, ripeto, un tempo era la capitale della Magna Grecia, dobbiamo tornare a far rispettare la nostra dignità. Bene, questa era l'intervista all'avvocato Nicola Russo. Ora vi presentiamo gli ospiti che animeranno il dibattito, che prenderà inizio subito dopo la fascia pubblicitaria. Ecco gli ospiti, a cominciare da Gianni Di Pippa. Lui è consigliere comunale di Castellaneta, era candidato sindaco a Castellaneta, segretario cittadino del Partito Democratico in quel di Castellaneta, appunto. Gaetano Nino Castiglia, consigliere provinciale di Taranto, con delega appunto ai trasporti, in rappresentanza di Forza Italia. Il dottor Stefano Fabiano, candidato al Senato con Liberi e Uguali, lo ricordiamo, già vicepresidente della provincia di Taranto, nonché sindaco di San Giorgio e Dulcis in fundo, last but not least il dottor Giuseppe Varlaro, che è candidato con Casa Pound al collegio 10 della Camera, appunto collegio 10 di Taranto. Ma tutto questo subito dopo la fascia pubblicitaria. Non cambiate canale, restate con noi.